Wow, ragazzi, signori e cari amici followers, bentornati nel canale. Ragazzi, incredibile che sto leggendo in casa Raiola, ragazzi. Sto leggendo proprio ora. Alcuni giornali dicono che Donnarumma sia stato offerto alla Juve per 6 milioni. Sembra un po' strana questa cosa, però quello che leggo è che dopo l'addio di Paratici e Pirlo, praticamente saltano gli accordi che avevano stabilito con Raiola. Quei 12 milioni l'anno, quei 20 milioni di commissioni saltano, perché per Allegri sembra non essere così fondamentale Donnarumma per la nuova Juve. Infatti Allegri apprezza molto di più Szczęsny, quindi quei 60 milioni di stipendio dilatati in 5 anni più quei 20 milioni per Donnarumma, per Raiola Allegri vorrebbe investirli in altri reparti. Ragazzi, si dice che Raiola abbia inviato una PEC dove fa capire di poter scendere addirittura a 6 milioni, quindi quello che percepisce attualmente Donnarumma, e calare di parecchio le richieste per le commissioni. Verità? Ma se sarebbe così, sarebbe veramente uno smacco per Raiola, un grandissimo smacco dopo, diciamo, la grande prova di dignità che gli ha dato Massara e Maldini, lasciandolo anche senza parole e un po' sorpreso sul fatto che hanno voluto chiudere tutte le trattative e preso un altro portiere. Ecco, Gigio che adesso rimane senza squadra mi sembra veramente assurdo, cioè mi sembra veramente impossibile. Una squadra la troverà. Però quello che dicono è che nel ritiro della nazionale lo vedono molto affranto, molto giù di morale, insomma, e che magari sta veramente crollando tutta quella fiducia che aveva nei confronti di Raiola. Non lo so. Certo che se andiamo a vedere e analizzare tutte le vere concorrenti che ci sono per prendere Donnarumma, secondo me non è che ci sta proprio questa grandissima fila, perché si parla per esempio di Paris Saint-Germain. Ma Paris Saint-Germain che Keylor Navas l'hanno rinnovata ad aprile per 12 milioni l'anno fino al 2024, non penso che vogliono un altro portiere a 12 milioni. L'unica era la Juve che sembrava voler sostituire definitivamente Szczęsny. Adesso non so se Allegri ha tutta questa necessità. Un'altra squadra fortemente interessata potrebbe essere effettivamente il Barcellona, come si parla in alcune notizie, perché il Barcellona ha Ter Stegen in porta, però Ter Stegen andrà in scadenza nel 2022, quindi significa che dovranno rinnovare il suo contratto, e Ter Stegen sembra sparare alto intorno ai 18 milioni, e questo fa un po' vacillare le intenzioni di rinnovo da parte della società blugrana. Quindi vedremo insomma come andrà a finire. Certo che ora tutto quel potere, tutta quella forza che veniva attribuita a Raiola, che sembrava avere sempre il coltello dalla parte del manico, ora vacilla un po' e si trova forse a dover scendere dal suo piedistallo e abbassare le sue pretese. Quindi ancora più tanto di cappello a Maldini e Massara, che hanno veramente sono stati i primi a dare una vera e propria forza, prova di forza nei confronti di questo procuratore, e tanta stima per loro, non solo da un rossonero, ma penso anche da tanti tifosi sportivi. Ragazzi, il video è terminato, mi raccomando, se vi è piaciuto lasciate un like, fatemi sapere la vostra, fatemi sapere cosa ne pensate su tutta questa questione, e ci vediamo alla prossima. Ciao!